Può essere lo spartiacque della stagione, seconda contro prima nel campionato di eccellenza Girone B. Porta Romana ospita le Badesse, due squadre alla ricerca di tre punti che oggi si fanno ancora più pesanti. Primo possesso per il Porta Romana, che attacca da sinistra a destra della nostra postazione allo stadio Gino Bozzi di Firenze. Badesse invece che attacca da destra a sinistra. Buon pomeriggio, benvenuti a Porta Romana Badesse da Lorenzo Agostini, in regia Emanuele Meoni. Oggi chiaramente partita di cartello in questa 19ª giornata del campionato di eccellenza, una giornata sicuramente importante soprattutto per l'altissima classifica, gara di cartello con alcune assenze per quanto riguarda il Porta Romana. Tra i pali c'è Morandi con Lorenzo Matteo, Giacomo Matteo in difesa assieme a Spinelli, e Ciri a completare il reparto arretrato, Vanni con Mazzanti e Traversari, mentre Mearini agirà davanti a Caschetto e Calabretta, che proveranno ad ispirare il numero 9 del Porta Romana. Assenza importante invece per le Badesse, manca Frosinini, e quindi tra i pali Manis, Bonecchi, Cecconi con Sabatini e Mazzanti in difesa, Fongioc con Marino e Riccobono, Motti, Marabese e Corsi, che prende il posto proprio di Frosinini in questa sfida qua alle Due Strade, dove le Badesse ha lasciato un pezzo importante di stagione in finale contro il San Marco Avenza in Coppa Toscana nella fase regionale della Coppa Italia. Ha perso l'accesso, quello che poteva essere l'accesso alla Coppa Italia Dilettanti. Qua chiaramente le Badesse alla ricerca anche di un riscatto su questo punto di vista. La gestione del pallone proprio per le Badesse, che adesso prova il cross nel mezzo, ci può essere il colpo di testa, esce però tra i pali Morandi. Arbitra l'incontro Filippo Gentili, arbitro interregionale oggi sezione di Foligno. La terna è completata da Luca Salvatore di Arezzo e Diletta Cuccinello, assistente anche lei di Arezzo. Si gioca tra due squadre alla ricerca anche di punti, perché le Badesse sono reduci da un tonfo interno che riecheggia ancora allo 0-1 contro il Valdarno, mentre non vince addirittura da ottobre in casa il Porta Romana. 0-0 l'ultima trasferta in casa della Sinalunghese a Sinalunga, in un altro scontro diretto per l'alta classifica. In questo momento a quota 31 Porta Romana e Sinalunghese, più 3 punti invece per le Badesse, alla ricerca chiaramente di un stacco che potrebbe dire cose importanti per il proseguo di questo campionato. Chiaramente il Porta Romana ha l'obiettivo netto di tenere quantomeno a vista d'occhio la squadra della provincia di Siena. Manca mister Lacchi per il Porta Romana, squalificato, due giornate di squalifica. Oggi finisce le sue giornate di squalifica, però in panchina c'è Leonardo Mastrantoni a prendere le veci di mister Lacchi. C'è invece Alessandro Deri, subentrato nel corso di questa stagione per provare a far risalire una squadra delle Badesse che, dopo un avvio senza problemi nella parte centrale del girone d'andata, ha avuto qualche inciampo. Prova a ripartire subito il Porta Romana con Calabretta, uno degli arrivi a dicembre. Calabretta, giocatore umbro, arrivato dall'Assisi Subasio, squadra appunto del paese di Assisi, ha giocato però in Umbria anche con le maglie di Cannara e Spoleto. Caschetto per Matteo, la gestione sempre dal basso della squadra arancionera, che in panchina oltre al secondo portiere Geneletti può contare su Giachi, Galasso, Franchi, Semplici, Aragoni, non al top della condizione però, quindi difficilmente entrerà in campo il classe 2001, così come Vecchi, anche lui portato in panchina da Mastrantoni e da Lacchi, però probabilmente anche il bomber arancionero resterà in panchina anche lui per tutta la partita. E poi ci sono Mazzoni e Centrone. Dall'altra parte invece per Deri, oltre al secondo portiere Lombardini, ci sono Mitra, Mannati, Parigi, Zagaglioni, Saventi e Bassaquassi. Attenzione al classe 2001, uno dei più subentrati per la squadra di Deri, che là davanti per ora vanta il miglior attacco del campionato, però come detto con qualche defiance, qualche amnesia in campionato. L'ultima interna contro il Valdarno, lo 0-1 con cui la squadra gialloblu di Figline ha battuto in casa proprio i senesi, che ripartono adesso con Corsi sulla sinistra. Oggi prende il posto dei Frosinini, una delle più belle sorprese di queste Badesse. Frosinini, uno dei giovani della squadra della provincia di Siena, oggi però infortunato, il suo posto preso proprio da Corsi. Pallone lungo, la traccia verticale a cercare in questo caso Mearini, oggi schierato come centravanti di peso, di ruolo. Chiaramente manca
e si sente la mancanza di Alessandro Vecchi per il Porta Romana, lo si è sentito specialmente negli ultimi mesi. In questo momento il Porta Romana è uno dei peggiori attacchi tra le squadre in zona playoff, oltre 10 gol di distanza tra Badesse e Porta Romana. Badesse chiaramente con un peso offensivo di grandissima qualità, non c'è dal primo minuto oggi, manca un giocatore come Andrea Sanna, che però ha fatto tanto bene nel corso delle ultime settimane. Andrea Sanna l'anno scorso giocava in Serie C con la maglia dell'Arzachena, ma tanta qualità anche difensiva per le Badesse. Basti pensare che il portiere classe 83 Manis giocava nella primavera del Cagliari, è stato portato in Serie A in panchina quando l'allenatore del Cagliari era Renzo Olivieri, in quel Cagliari che poi l'anno dopo retrocesse in Serie B, portato in panchina in Serie B anche l'anno dopo. Era un Cagliari che poi iniziò la risalita verso una delle più belle favole della storia cagliaritana. C'era David Suazo, c'erano tanti giocatori che poi avrebbero fatto la storia del Cagliari. Uno di quei giovani era proprio Marco Manis, oggi tra i pali delle Badesse. Adesso provano a gestire sulla destra, attenzione alla gestione di Motti, un giocatore che l'anno scorso ha fatto un gran gol quando giocava nel Poggi Bonzi con la maglia del Porta Romana. Palla nel mezzo, la girata a rete e poi Morandi blocca tra i pali. Altro portiere di grandissimo spessore, il numero uno del Porta Romana. Tra l'altro cambia la tendenza, dopo anni in cui si è visto spesso una quota in porta, oggi un peso da non poco conto lo danno Porta Romana e Badesse, che hanno i due capitani portieri, ma soprattutto, attenzione, seguiamo questa botta da parte di Motti, dicevamo, di Marabese, dicevamo, ma soprattutto due portieri che sono tutt'altro che quote. Moragno classe 92, Manis classe 83. Chiaramente Manis non ha la fascia al braccio, però capitano, uomo spogliatoio senza dubbio, il portiere delle Badesse. Eccolo qua invece il capitano designato, Mazzanti delle Badesse con la maglia numero 6. Riparte dal basso la squadra di Alessandro Deri, prova ad allargare nella zona di Corsi, classe 2001, ha avuto poco spazio fino a questo momento, chiaramente chiuso da giocatori di grande qualità. Oggi però grande, la grande opportunità per il classe 2001 delle Badesse in casa di quella che in questo momento è la seconda forza del campionato. Come detto settimana scorsa, il Porta Romana ha pareggiato 0-0 in casa della Serena Lunghese, perdendo altro terreno dalla testa della classifica, dove però in realtà non è riuscito ad approfittarne le Badesse con il tuffo interno 0-1 contro il Valdarno. In questo momento Badesse ha più 3 su Porta Romana e Serena Lunghese, un po' attardata dalla Lastrigiana, grande sorpresa del girone d'andata, però il Porta Romana ha chiuso il girone d'andata come campione d'inverno e questo fa capire che in realtà non è lì per caso. Prova la gestione in questo caso Mazzanti, secondo miglior marcatore del Porta Romana, dietro il miglior marcatore arancionero. In questo momento al Porta Romana manca un netto miglior marcatore, Salvini, che però non è più giocatore del Porta Romana in questo momento, è a quota 4 ed è ancora il miglior marcatore degli arancioneri, poi però ha dovuto abbandonare i colori arancioneri per motivi di studio, adesso è in Norvegia, quindi ha abbandonato l'Italia, ha abbandonato i suoi compagni di squadra. Quindi in questo momento tra i giocatori in campo è Mazzanti il miglior marcatore del Porta Romana. Quota 3 gol, così come Aragoni. Riparte Matteo con le mani, pallone lungo a cercare in questo caso Traversari, anche lui è arrivato per dare peso offensivo al Porta Romana, è arrivato dal Valdarno, ha cercato nel mercato dicembrino il Porta Romana di rinforzare l'attacco, un attacco orfano chiaramente di Vecchi, che è alle prese ancora con acciacchi fisici ma anche un po' leggero, lo si è visto specialmente nel girone d'andata. Una squadra che gira molto bene dalla tre quarti in su, ma che poi non riesce spesso e volentieri a finalizzare, o meglio crea tanto ma poi finalizza meno di quello che poi
riesce a creare. E quindi si è cercato Niccolò Chiarelli, il direttore sportivo del Porto Romana, ha provato a mettere giocatori di qualità ma soprattutto di peso all'attacco del Porto Romana. Se ne sono andati i primi 10 di questo primo tempo, sempre 0-0, però fino a questo momento intensità che sta crescendo in una squadra, in una partita chiaramente dai risvolti possibili, potenziali, molto pesanti sul proseguo del campionato. Adesso che contro il Porto Romana su questo campo hanno già giocato in Coppa Italia, vittoria 2-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia, la fase regionale chiaramente, doppietta di Motti che quando vede arancenero si scatena. L'anno scorso, come abbiamo ricordato, quando giocava con il Poggi Bonzi, segnò un super gol da centrocampo, doppietta anche in Coppa Italia per lui, per il numero 10, il numero 9 delle Badesse. Atterrato in questo caso Mazzanti. Quindi attimo di pausa per far riprendere il gioco, far riprendere la condizione al numero 6, il difensore centrale delle Badesse, che poi va subito ad allargare sulla destra. Prova a far traslare, dare respiro alla manovra alla squadra della provincia di Siena, ma c'è lo scarico nella zona di Morandi, che stava per rischiare grosso, sbaglia lo stop, di fatto concede il calcio d'angolo, era fuori dallo specchio, sennò sarebbe stato un pasticcio bello e buono. Minuto 12, calcio d'angolo per le Badesse che provano a spingere, a premere sull'acceleratore, salgono le torri, sale chiaramente anche proprio Capitan Mazzanti, sale anche Sabatini, uno degli ex di questa sfida, sono tanti i giocatori delle Badesse che hanno avuto un passato in arancionero, c'è Riccobono, c'è appunto Sabatini, in quella Porta Romana allenato da Claudio Targetti che arrivò secondo in classifica, ponendosi in questo momento come la miglior stagione della storia del club. Parte il cross nel mezzo, libera la difesa del Porto Romana che prova definitivamente a mettere fuori, il possesso però è ancora per le Badesse che ripartono sempre sull'esterno. Ci prova Fongioc a dare ordine sull'esterno, non ci riesce e quindi riparte con Caschetto il Porto Romana. Fongioc va a dargli noia fallosamente e quindi Carlo Alberto Caschetto guadagna il calcio di punizione, colui che l'anno scorso ha vinto il campionato di eccellenza, questo campionato, con la maglia del Grassina. Però ancora spezzata la trama offensiva a centrocampo per il Porto Romano e quindi ripartono le Badesse, Corsi allarga, dal respiro sulla destra, ci può essere l'opportunità, Fongioc chiede lo scarico, la palla invece per Marino, eccolo Fongioc, visto e servito, palla un po' arretrata, rischiosa per Bonecchi che comunque mette ordine, ancora Mazzanti, Sabatini, quella che era Porto Romano chiaramente dai grandi giocatori, arrivò secondo in classifica e poi perse la finale playoff regionale contro la Siena Lunghese, che poi arrivò in Serie D proprio tramite i playoff. Claudio Targetti, il condottiero di quella Porta Romana, che fece la miglior stagione, quella che ancora adesso è la miglior stagione della storia del Porto Romana dal 1964 ad oggi, perché miglior piazzamento in migliori categorie non ci sono mai state per il Porto Romana. È stato il massimo piazzamento nella massima categoria mai raggiunta per ora delle arancioneri. Poi l'anno dopo Targetti andò al Fusecchio e lo seguirono in tanti di quella squadra. Palla nel mezzo, Morandi in due tempi non ci arriva e poi la palla dentro di Motti, che col tapin vincente mette dentro ancora lui, quando vede l'arancionero si scatena sempre lui, ma che errore quello di Morandi che qua ha grosse responsabilità. E 1-0 Badesse dopo 14 minuti. Qua un errore pesante, quello del portiere del Porta Romana, che di fatto apre la strada a Motti, che col tapin vincente a porta vuota mette dentro il gol del vantaggio, ed è il terzo gol su questo campo per Motti, come detto due in Coppa Italia e uno in campionato, e quindi un gol pesante questo per l'attaccante ex San Donato Tavarnelle e Poggi Bonzi, che oggi sblocca il risultato in una partita
molto molto importante per le badesse. Caschetto prova ad alzare questo pallone, Mearini legge la traccia però è bloccato da Sabatini, deve lavorare spalle alla porta, arriva lo scarico, può esserci il cross nel mezzo, arriva in questo momento, traiettoria morbida per il colpo di testa da parte di Traversari, legge tutto Manis. E dopo un quarto d'ora si sblocca questa sfida con il gol di Rapina, intelligenza tattica e tecnica di Motti, ma qua la responsabilità è pesante, quella di Yuri Morandi, che tra l'altro ha iniziato forse con un po' di pressione, un po' di frenesia questa sfida, poco tranquillo, lo abbiamo visto anche nello stop sbagliato poco prima, non è da lui visto che è un portiere di rara intelligenza tattica e di rara personalità in categoria. Probabilmente sente la sfida, la sente con particolare attrazione, e questo probabilmente ha inciso anche su questi errori tra virgolette banali che per ora stanno condizionando la gara. Portoromano ancora in attacco, prova a sbrogliarsi dal gol subito, arriva il cross ancora, Traversari non ci arriva, ma c'è l'opportunità per Caschetto che da un passo, va ad un passo dal gol, ma c'è la deviazione, quindi è calcio d'angolo per il Portoromano, ha provato a rispondere subito Caschetto. Al minuto 16 e quindi calcio d'angolo ancora per il Portoromano, parte il taglianto morbido, il colpo di testa da parte di Giacomo Matteo, dura pochissimo il vantaggio delle badesse, 1-1, la pareggia subito il Portoromano. Non ci poteva essere avvio migliore in questa sfida, al 14esimo l'aveva messa dentro le badesse e poi Matteo per il pareggio 1-1 sul colpo di testa. Si lamenta tra l'altro Marino per un presunto blocco irregolare, indicava la maglia, come dire mi hanno strattonato la maglia. E arriva il gol di Matteo al minuto 16 sul calcio d'angolo. 1-1 tra badesse e Portoromano, subito ristabilita la parità, è un gol importante per i fiorentini perché pareggia subito, appiana il divario che aveva provato a mettere le badesse in apertura di partita. Ripartono subito le badesse, la rimessa corta, tocco di ritorno, ci può stare il cross, arriva tagliato, libera la difesa del Portoromano, il calcio d'angolo battuto come al solito da uno specialista come Carlo Alberto Caschetto, che ha confezionato l'assist per il gol del pareggio. Può tirare un sospiro di sollievo parzialmente Yuri Morandi per l'errore che di fatto ha propiziato il gol delle badesse, che ripartono adesso con Mazzanti, tracciante ad aprire molto bene sulla destra, poi lo scarico per Fronjok che alza il pallone morbido e buona la paglia tagliata sull'esterno, ci può essere il cross però Cirri blocca il suo simmetrico, Cirri contro Cecconi, alla meglio Cecconi che riesce ad arrivare al cross ed è calcio d'angolo per le badesse. Cirri cresciuto calcisticamente con la maglia della Flore 2000, alla terza stagione con il Portoromano, arrivato quando giocava nella Juniores, il classe 2000, poi seconda stagione tra i grandi in eccellenza per il terzino destro del Portoromano. Parte il cross nel mezzo, questa volta libera la difesa arancionera che può anche andare alla ripartenza, Traversari ci crede fino in fondo ma la palla è per Manis che va in rinvio molto lungo, sempre su quella zona c'è la chiusura però in questo caso da parte di Calabretta. Però rimette subito in gioco le badesse, il pallone vuole velocizzare la manovra, l'arbitro aspetta perché vuole prima mettere ordine in area di rigore, faccia a faccia molto duro con Spinelli, il numero 5 del Portoromano,
e poi si rimette in gioco il pallone. Sempre Calabretta, provare a chiudere gli spazi. Calabretta chiaramente oggi con compiti anche prettamente difensivi, quando c'è da chiudere su quell'esterno. Parte il cross, volano in due, alla meglio il settore difensivo del porta romana, poi è rimasto a terra, se non sbaglio, proprio Motti. È rimasto a terra Motti dal colpo nel corpo a corpo con Matteo, poi l'uscita di Morandi che di fatto ha portato via tutto. Rimasto contuso l'attaccante che ha giocato in Serie D con la maglia del San Donato Tavarnelle, e proprio qua su questo campo ha giocato una finale di Coppa Italia di Serie D contro il Campo d'Arzego. Era compagno di reparto di un attaccante di spessore come Nicola Pozzi, che arrivò in Serie D dopo tantissimi anni in Serie A con le maglie tra le altre di Empoli e Sampdoria. Compagno di reparto proprio Marco Motti, che era la quota di quella San Donato Tavarnelle, era un classe 98. Motti, tra l'altro, la sfida arrivò ai rigori contro il Campo d'Arzego. Motti realizzò il proprio calcio di rigore, il rigore decisivo però lo sbagliò proprio Nicola Pozzi, di fatto dando la vittoria della Coppa Italia al Campo d'Arzego. Parte l'invio di Bonecchi, molto lungo, Motti prova a lavorare spalla alla porta, poi Matteo di testa alleggerisce per Yuri Morandi, capitano della porta romana, ha un passato anche nel professionismo, ha giocato con le maglie di Prato e Albino Leffe, richiesto quando giocava in primavera anche dall'Inter. A livello giovanile Morandi era uno dei portieri migliori della Toscana, ha confermato le sue promesse specialmente con la maglia di porta romana. Riparte con la rimessa con le mani il Badesse, che quando rimette dai lati cerca subito di velocizzare la manovra. È una disposizione tattica precisamente ideata da Deri, che richiede ai suoi di velocizzare subito la rimessa con le mani per prendere fuori tempo gli avversari, e con questa situazione più di una volta le Badesse sono andate vicine al gol. Oggi manca ancora la scintilla di un giocatore dal valore assoluto come Tito Marabese, oggi in campo con la maglia numero 10 per la squadra della provincia di Siena. Un giocatore che ha risolto diversi problemi alle Badesse in questa stagione fino a questo momento. Nel frattempo altro fallo a centrocampo, partita chiaramente che dai risvolti molto maschi, duri, chiaramente è fisiologico che sia così, ci si giocano punti pesanti, quindi potrebbe volare anche qualche cartellino in più specialmente nel secondo tempo. Fino a questo momento però l'arbitro ha adottato la diplomazia. Parte il rinvio di Manis, c'è però la lettura di Spinelli, difensore centrale nato a Poggibonsi, arrivato in estate dal Castel Fiorentino. La palla è per Traversari, forse si aiuta con un braccio, viene visto dall'assistente dell'arbitro e quindi è punizione per le Badesse. Fonjok, tanti giocatori per le Badesse che l'anno scorso erano in Serie D, tra questi proprio Fonjok, classe 87. Anche lo stesso Manis, l'anno scorso giocava a Sanremo. Palla per Motti in area di rigore, può entrare in area Motti, lo scarico, sbaglia però. Però attenzione perché viene messo giù, ma regolarmente secondo l'arbitro Riccobono. E alla fine è rimasto a terra ancora Riccobono, voleva il calcio di rigore. Protesta ancora tanto, di fatto lì qualche dubbio lo pone, perché in effetti Riccobono era andato in anticipo sull'avversario, poi però bisogna vedere se il difensore del porta romana aveva trovato prima il pallone, e allora in quel caso Riccobono ha provato, comunque si è cercato il calcio di rigore. Fatto sta che in presa diretta sembra che Riccobono abbia quantomeno accentuato la caduta, diciamo così,
chiaramente giocatore che nello stretto sa destreggiarsi molto molto bene, lo conoscono bene anche qui a Firenze visto che ha giocato proprio con la maglia del Porta Romana. Poi l'anno dopo portato al Poggi Bonzi dove ha raggiunto i playoff anche quelli nazionali, salvo poi uscire contro il Porto Sant'Elpidio. E quindi voleva il calcio di rigore il numero 8 Ricco Bono, al minuto 25 reclama, rischia qualcosa in gestione Caschetto che si prende sempre molte responsabilità, Morandi in mezzo a due riesce a toccare per Caschetto, però adesso si prende qualche rischio in gestione dal basso il Porta Romana, palla alzata lunga Mazzanti, poi alla fine Caschetto sull'alleggerimento da parte di Matteo ed è punizione per il Porta Romana. Sarà andata la prima parte di questo primo tempo, ancora 20 da giocare in questi primi 45 minuti, sempre 1-1 tra Porta Romana e Badesse, vantaggio ospite con gol di Motti, pareggio con Matteo per il Porta Romana su calcio d'angolo battuto da Carlo Alberto Caschetto, palla in area di rigore, prova a lavorarlo Traversari, lo scarico per il cross nel mezzo da parte di Calabretta che non trova in questo caso Vanni, un gol per Vanni in questo campionato, una delle più belle sorprese del Porto Romano in questa stagione, ha giocato in Serie D tra le altre con la maglia della San Giovannese, poi ha giocato con il Valdarno, quest'anno invece al Porta Romana, tra l'altro giocatore molto duttile perché può fare sia l'esterno del centrocampo sia il terzino destro, però qualche volta è stato schierato anche come mezzala, insomma vero e proprio jolly del Porta Romana, il numero 6 arancionero. Calabretta, tocco di ritorno per Matteo, scambiano il 2 e l'11, poi forse atterrato il giocatore umbro ma si continua, lo scarico è rischioso, di fatto è un regalo quello di Mazzanti per le Badesse che provano a ripartire, Ricco Bono, eccolo qua l'ex Porta Romana e Poggi Bonzi, gioco di gambe di Ricco Bono che prova lo scarico, non ci riesce, chiuso bene dalla difesa del Porta Romana, riparte però le Badesse con Fonjoc sempre in quella zona, Sabatini non c'è spazio e quindi si riparte nella zona di Mazzanti, Bonecchi, ancora Manis che come detto ha giocato in primavera con la maglia del Cagliari, poi ha fatto tanti anni tra Serie C e Serie D, l'ultima esperienza con la maglia dell'Unione Sanremo prima della chiamata in Toscana delle Badesse. Vanni, il tocco di ritorno, poi cerca la sovrapposizione ma non viene premiato, cercava Traversari proprio di chiudere il triangolo con Vanni, palla però troppo lunga nei modi e nei tempi. Ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di questo primo tempo, sempre 1-1, partita però decisamente divertente, chiaramente rispetto alle promesse in questo turno di campionato che oltre a Porta Romana Badesse propone anche Baldaccio Bruni, Terranuova Traiana, Fortis Juventus Sinalunghese, Poggi Bonzi Antella, Rignanese Foiano, San Gimignano Valdarno, Signa Collegiana e Zenit Audax Lastrigiana. Tra 7 giorni le Badesse saranno di scena sul proprio campo contro il San Gimignano, mentre il Porta Romana ospiterà, sarà ospite della Lastrigiana alla Guardiana, altra sfida da tenere d'occhio per la squadra di Lacchi che tornerà in panchina dopo la squalifica, 3 partite una dietro l'altra in sequenza ad alto battito cardiaco, prima Sinalunghese poi Badesse, tra 7 giorni Lastrigiana, ci prova a traversare col sinistro, chiuso bene da Sabatini. Per le Badesse manca anche un giocatore importante come Andrea Sanna, 6 gol in campionato per lui. Però buone cose ha fatto fino a questo momento anche proprio Tito Marabese. Calabretta prova a lottare con Cecconi, cerca il pertugio per andare sul fondo, non riesce però a guadagnare il calcio d'angolo. Si lamenta con l'arbitro Calabretta che forse voleva
il tiro dalla bandierina, situazione tra l'altro che il porto romano sa sfruttare sempre molto bene. Dalla bandierina non a caso è nato il gol dell'1-1, però tante volte da calcio d'angolo il porto romano ha saputo far male in questa stagione. Tra l'altro il porto romano ha saputo fermare proprio le badesse per la prima volta nella sua cavalcata all'andata. La squadra allora allenata da Maneschi, poi esonerato per l'arrivo di Deri dopo una parte centrale del girone d'andata in cui le badesse sembravano non riuscire più a vincere dopo le prime tre giornate dove avevano guadagnato 9 punti. Poi il pareggio contro il porto romano di fatto aprì ad una mini crisi proprio le badesse, poi però risolta alla grande nella fase finale del girone d'andata, 4 vittorie consecutive e poi la testa della classifica riguadagnata grazie anche in realtà ad un cammino un po' a rilento di Lastrigiana e Porta Romana. Come detto, al Porta Romana la vittoria in casa manca addirittura da fine ottobre, 1-0 contro la Zenit Audax era il 27 ottobre, da lì in poi 4 pareggi consecutivi, qua le due strade per il Porta Romana. L'ultima vittoria invece risale alla gara in casa del Fogliano, 1-0 per un Porta Romana che però nelle ultime 7 partite ha vinto solo ne ha vinta solo una. Chiaramente non sono numeri da squadra che può stare in alto, chiaramente oggi il risultato impone. Di rimanere agganciati alle badesse. Punizione per il Porta Romana. Se ne sono andati i primi 32 di questo primo tempo. Palla sulla sinistra, taglia orizzontalmente tutto il campo. Poi c'è la gestione sempre dal basso con Spinelli. Si propone anche Matteo. Spinelli gioca su Motti, si prende qualche rischio, poi allarga bene per Traversari. Matteo tiene il pallone in mezzo a due maglie biancazzurre e poi viene fermato, quindi il rinvio lungo da parte di Mazzanti. Pallone che si impenna in due tempi, non ci arriva in questo caso Mazzoni. Anzi Mazzanti, sì, il numero 8 del Porta Romana. Un solo diffidato per le badesse in questa sfida, si tratta di Gregorio Mazzanti, l'altro Mazzanti di questa partita, da una parte il numero 8 del Porta Romana, dall'altra il numero 6 delle badesse. L'unico diffidato per i biancazzurri è proprio Gregorio Mazzanti. Angolo adesso per gli ospiti. Le badesse dalla bandierina sanno fare molto male, salgono tutti i saltatori, blocchi al centro dell'area di rigore, si dispone a zona il Porta Romana. Parte Riccobono, palla sul secondo palo, la battuta a rete da parte di Tito Marabese che al volo ha dei numeri interessanti, però c'è un fischio dell'arbitro e quindi si riparte con il rinvio per il Porta Romana. L'ultima gara interna per il Porta Romana invece risale al 2-2 contro la Collegiana. Nelle ultime 7 giornate una vittoria, una sconfitta e 5 pareggi per il Porta Romana. Mentre per le badesse, come detto, diverse vittorie consecutive, c'è stata però la macchia della sconfitta interna contro il Valdarno ad appiattire un attimo le distanze in cima alla classifica. Resta a terra Motti, non lo accoglie benissimo il pubblico delle due strade. Motti però è ancora a terra e quindi i giocatori mettono fuori il pallone. Adesso attenzione perché l'arbitro va a chiarire verbalmente e basta. Ancora 0 cartellini gialli tirati fuori dall'arbitro Gentili di Foligno.
Adesso protestano sia quelli del Porto Romana che delle Badesse, però in realtà il colpo sembrava abbastanza netto nei confronti dell'ex attaccante del Poggibonsi. Marco Motti che si rialza, un po' zoppicante, forse adesso sì, Mazzanti va proprio a chiedere probabilmente anche il cartellino giallo, che però non è accordato dall'arbitro, che fino a questo momento ha optato per la diplomazia, ha optato per il garantismo senza andare ad estrarre il cartellino. Chiaramente sa del tasso tecnico ed agonistico di questa partita, che può trasformarsi in energie nervose specialmente nel corso del secondo tempo, e quindi preferisce per adesso aspettare a tirare fuori i cartellini. Riparte il Porto Romana, squadre un po' allungate in questo frangente, ne approfitta Traversari che però perde l'attimo e quindi deve scaricare per Matteo, che però sbaglia il passaggio e di fatto recupera Fonjoc. Poi Bonecchi sull'esterno, sul corridoio, la palla resta in campo. Motti, Marabese, tra le linee, il rimpallo non lo favorisce. E quindi ne approfitta Carlo Alberto Caschetto, che si abbassa sempre molto a prendere i palloni. Adesso l'arbitro va a dire qualcosa a Leonardo Mastrantoni, il vice di Stefano Lacchi. Lacchi, allenatore con un passato da calciatore che si distingue nettamente, era nella rosa dell'ultima primavera della Fiorentina nel 1992 a vincere il torneo di Viareggio, che si disputerà tra circa un mese. La Fiorentina ci riproverà, però manca da oltre 30 anni, anzi ormai quasi 30 anni il torneo di Viareggio a Firenze. L'ultimo ad averla vinto fu proprio la corazzata del 1992, in quella rosa c'era proprio Stefano Lacchi, oggi allenatore del Porto Romana, che l'anno scorso aveva come allenatore Stefano Calderini. I due si conoscono molto bene perché hanno giocato tanti anni da avversari, da calciatori. Si ritrovano a distanza nella lotta per l'alta classifica, uno allenatore oggi della Lastrigiana, l'altro appunto con il Porto Romana. Stefano Calderini sta facendo un grandissimo lavoro all'Astra Assegna dopo aver salvato, portato alla salvezza proprio il Porto Romana. Caschetto, palla lunga a cercare Traversari, da Caschetto a Manis, e quindi il portiere sardo riparte, nato a Cagliari, il portiere classe 83 delle Badesse. La palla però subito presa dai difensori del Porto Romana, altra chance per gli ospiti, atterrato senza fallo Riccobono, e quindi c'è spazio per andare per Calabretta, che lascia lì per Traversari, ha provato a disegnare il tracciante per il numero 7 ex Valdarno, poi il pallone spazzato via lungo lateralmente, rimessa con le mani per il Porto Romana. Fino a questo momento non c'è una proprietaria netta, concreta della partita, non c'è predominanza territoriale, due squadre che si stanno affrontando per ora con grande equilibrio in campo. In ritardo Motti qua su Spinelli, e arriva il primo giallo della partita nei confronti proprio di Marco Motti, classe 98, in una rosa in realtà tutt'altro che giovane per gli standard della categoria. Fonjoc dell'87, come detto Manis dell'83, poi Marabese è del 93, comunque non è più giovanissimo, Marino e Riccobono sono 2,95, Mazzanti è 92, poi chiaramente ci sono le quote, quindi 2001 Corsi, 2001 Bonecchi e 2000 Cecconi. Le quote invece per il Porto Romana sono Cirri, 2000 Merini, addirittura un classe 2002, e il 99 Traversari. Eccolo qua Merini, giocatore con grandissime qualità e potenzialmente in ascesa nei prossimi anni, è il più giovane in campo ma anche tra i giocatori in panchina.
ci sarebbe anche Aragoni, che per oggi, come detto, non è al top della condizione, probabilmente resterà in panchina fino all'ultimo, così come Vecchia, a meno che non ci siano urgenze, i due resteranno in panchina. Di fatto però Lacchi e Mastrantoni non è che abbiano grandi chance, grandi alternative in avanti, e quindi se c'è da mettere peso offensivo, alla fine in emergenza probabilmente dovranno affidarsi a uno dei due. Poi per esempio c'è anche Franchi, che è un centrocampista però con doti offensive che possono essere all'occorrenza messe in moto. Punizione adesso per le Badesse, posizione interessante, minuto 40 di questo primo tempo, 5 ancora da giocare, più eventuale recupero. Da quella posizione si può cercare chiaramente il centro dell'area di rigore, è difficile trovare direttamente la porta, servirebbe una traiettoria tesa, arcuata, con un effetto molto molto particolare, insomma non è impossibile però molto molto difficile, molto più quotata l'idea di cercare le torri in area di rigore. Parte il pallone direttamente in porta, il colpo di testa, la palla resta lì, è il nuovo vantaggio delle Badesse. La posizione è regolare, traiettoria direttamente in porta, c'è una deviazione e il Badesse sono nuovamente in vantaggio al minuto 42, porta romana 1, Badesse 2. Ora andiamo anche a distinguere il marcatore, che dovrebbe essere stato nuovamente Motti, ora vediamo. Fatto sta che è Mazzanti per il 2-1 delle Badesse al 42esimo. Sulla punizione battuta a rete direttamente dalle Badesse, e poi la palla deviata in porta al centro dell'area di rigore, nuovamente in vantaggio le Badesse, nuovamente a rincorrere il porta romana. Quando siamo agli sgoccioli di questo primo tempo, riparte la squadra arancionera, che dopo il primo svantaggio aveva subito riagganciato la gara. Vediamo se ci riesce anche adesso. Mearini, Mazzanti e quindi Matteo, coinvolto molto in questo primo tempo, il numero 2 del porta romana. Qua Corsi non gli lascia spazio per andare al cross, quindi rimessa con le mani per l'arancionero. Si propone Calabretta a prendere il pallone, però non viene servito, quindi la palla al centro dell'area di rigore, traversare, spalla alla porta, Matteo per il fratello, da Giacomo a Lorenzo, parte il cross, la chiusura e quindi calcio d'angolo ancora per il porta romana in direzione opposta rispetto alla situazione del vantaggio. Fotostacchi al 42esimo, è arrivato il nuovo gol delle Badesse. Una delle ultime chance di questo primo tempo per il porta romana. Soliti blocchi, c'è uno schema per il calcio d'angolo. Parte il cross di Caschetto ad uscire, il colpo di testa non ci arriva, in questo caso Matteo, anche in questo caso ci aveva provato proprio il numero 4 del porta romana. Quindi rimessa per le Badesse. Fongioc, Ricco Bono, lo scavetto, la posizione è irregolare quella di Tito Marabese. Buonissima l'idea quella di Ricco Bono per Tito Marabese, che però è scattato leggermente oltre la linea difensiva degli arancioneri, che quindi ripartono dal basso. Palla troppo lunga per Mazzanti, di fatto è un boomerang perché scatena la controffensiva delle Badesse, atterrato in questo caso Marino. Punizione, cartellino giallo anche per Carlo Alberto Caschetto. Seconda ammonizione della sfida, il primo ammonito era stato Motti delle Badesse, adesso ammonito Caschetto, che ha
interrotto la ripartenza delle Badesse. Quindi Senesi in posizione per andare forse a quella che sarebbe l'ultima azione di questo primo tempo, visto che siamo entrati nel 45esimo, gara che è trascorsa nel primo tempo con una certa fluidità, con una certa liquidità, senza troppi intoppi, e quindi probabilmente si andrà alla pausa senza recupero. Probabilmente questa è l'ultima chance del primo tempo. Tito Marabese ai crismi per andare direttamente in porta, cerca il tocco morbido per Mazzanti che ci ha provato in spaccata, finisce così con questo brivido. Il primo tempo, Porta Romana 1, Badesse 2, al termine dei primi 45 minuti. Noi ci sentiamo sempre qua per il secondo tempo dallo stadio Gino Bozzi delle Due Strade. Pronti per il secondo tempo tra Porta Romana e Badesse, si riparte dal 2-1 con cui le Badesse stanno provando ad imporsi qua allo stadio Gino Bozzi delle Due Strade contro un Porta Romana che in realtà ha avuto le sue chance, ha avuto le sue opportunità per provare prima a pareggiare e poi anche a ribaltare la situazione. Fino a questo momento non c'è una padrona del campo, si riparte quindi a parti invertite, non ci sono state sostituzione all'intervallo e quindi si riparte sempre con i soliti 22 in campo dei primi 45 minuti. Si riparte quindi con il Porta Romana che attacca da destra a sinistra, le Badesse da sinistra a destra, e quindi si riparte con Morandi tra i pali per il Porta Romana, Lorenzo e Giacomo Matteo, Cirri, Spinelli, Vanni, Traversari, Mazzanti, Mearini, Caschetto e Calabretta. Badesse invece con Manis, Bonecchi, Cecconi, Fongioc, Sabatini e Mazzanti, Marino, Riccobono, Motti, Marabese e Corsi. Gol di Motti per il primo vantaggio Badesse, pareggio di Matteo. Nuovo vantaggio con Mazzanti per le Badesse sul calcio di punizione, sugli sviluppi di calcio di punizione. È un mischione che di fatto ha generato il gol del 2-1. Primo minuto andato di questo secondo tempo, un secondo tempo chiaramente che si preannuncia molto caldo, focoso, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della tensione. Soltanto due cartellini gialli tirati fuori, estratti dall'arbitro fino a questo momento non troppo cattivo dal punto di vista disciplinare, Gentili di Foligno, che per ora ha usato con parsimonia i cartellini, vedremo se userà la stessa parsimonia anche in questi secondi 45 minuti. Nel frattempo iniziano a scaldarsi alcuni giocatori del Porta Romana, Leonardo Mastrantoni mette a scaldare alcuni dei suoi, ne ha portati soltanto 18 qua a Firenze Alessandro Deri, e quindi oltre ai titolari Lombardini, Mitra, Mannati, Parigi, Zagaglioni, Saventi e Bassa Quassi, mentre sono 20 tutti per il Porta Romana, anche se come detto nel primo tempo Aragoni e Vecchi difficilmente faranno il loro ingresso in campo, quindi di fatto come se fosse in 18 anche il Porta Romana. Riparte le Badesse, Cecconi, Dai e Vai che non si concretizza con Marco Motti, anzi con Riccobono. La rimessa è comunque per le Badesse, Cecconi cerca nel mezzo il centro dell'area di rigore, nessun problema per la difesa del Porta Romana che va a lungo, ancora Cecconi ritorna a mettere la pezza e a spezzare la possibile trama offensiva del Porta Romana, poi casca male forse nello spalla a spalla con Vanni, un colpo alla schiena, fondo schiena, comunque si rialza, nessun problema per Cecconi. Calabretta, un buon primo tempo per lui, come detto è arrivato a dicembre dall'Assisi su Basio, ma ha giocato anche con Spoleto e Cannara,
poi l'anno scorso appunto in eccellenza Umbria con l'Assisi, fino a dicembre quest'anno inteso come anno solare, ha iniziato con il Porto Romana in stagione, però appunto aveva iniziato proprio con l'Assisi Calabretta, giocatore comunque di buona intensità, con buoni numeri dal punto di vista offensivo, può dire la sua in questa seconda parte di campionato con il Porto Romana. Tanta lotta a centrocampo, mette ordine Mearini, il classe 2002 un po' in ombra nel corso del primo tempo alla ricerca di un'opportunità, di una chance che possa fargli trovare spazio nel corso del secondo tempo. Riparte dal basso la squadra allenata da Alessandro Deri. Tanto mercato fatto sia in estate che a dicembre per le badesse. Tanti giocatori arrivati, come detto, dalla Serie D. Tra questi, chiaramente, oltre a Manis, arrivato dal Sanremo, Marino, che l'anno scorso giocava alla Givi Borgo, ma anche Gregorio Mazzanti, che giocava nel Ponzacco. Palla nel mezzo, ancora Porta Romana, prova ad alzare il pallone Matteo, di fatto spezza una possibile ripartenza delle badesse, però non crea pericoli alla porta di Manis. Luci artificiali fin dal primo minuto del secondo tempo qua sullo stadio Gino Bozzi delle Due Strade, che ritorna ad accogliere grande calcio dilettantistico. Si gioca tra seconda e prima in eccellenza. Porto Romana cerca di bissare il secondo posto, anzi in realtà cerca di migliorare il secondo posto della stagione 2017-2018, cercando il primato in eccellenza, ma il secondo posto sarebbe il bis dopo appunto il campionato 2017-2018. In quella stagione arrivò fino alla fase finale dei playoff, la finale regionale però persa proprio contro la Sina Lunghese su questo campo ai tempi supplementari. La decise Tony Vasseur, giocatore parigino con numeri impressionanti in quel campionato. Pasticcia il possesso le badesse e quindi Vanni veloce a cercare Caschetto in mezzo a due, pallone in realtà non precisissimo per l'ex Grassina. Ritorna da Vanni, eccolo qua l'ex San Giovannese, il tocco dal centro dell'area di rigore, Mearini, poi non si intendono però Caschetto e Vanni, e quindi la pallone arretrato, Cirri può essere innescato, l'ex Flora 2000 a sportellate con Acecconi che lo mette fuori causa, e quindi rinvio dal fondo per le badesse con Manis. Il secondo portiere delle badesse è Lombardini, che fino a questo momento però ha avuto poche chance per mettersi in mostra. Chiaramente Manis con numeri e crismi molto importanti in questo campionato, un fuori categoria ovviamente il numero uno delle badesse, e quindi Lombardini, che è un classe 2001, finora ha avuto poche opportunità se non in Coppa Toscana per mettersi in luce. L'idea era buona, quella di Marino, attenzione perché riparte, perde un pallone importante Spinelli, la palla tra le linee da parte di Motti, ancora badesse, c'è il gioco di gambe da parte di Corsi che prova la conclusione esterna della rete, la deviazione di Morandi, badesse pericolose. Al settimo del secondo tempo, il numero 11 Corsi, calcio d'angolo, quindi è il primo della ripresa per le badesse. Parte il pallone ad uscire per Marabese, uno schema già visto nel primo tempo, poi la conclusione ancora una volta di Corsi, devia ancora Morandi, altra chance per la squadra di Deri. E quindi altro calcio d'angolo, ancora per la squadra ospite che prova ad alzare i giri del motore. Si propone sempre Tito Marabese, il pallone però questa volta è più sul primo palo, ancora Marabese, ci riprova col sinistro, non è il suo piede preferito, palla alle stelle per l'ex attaccante del Poggi Bonzi, anche per lui l'anno scorso playoff nazionali,
Poggi Ponzi arrivò ai playoff nazionali contro il Porto Sant'Elpidio, perdendo però il doppio confronto contro la squadra marchigiana, con la particolarità di avere lo stadio praticamente sul mare, che sbocca sul mare. Chiaramente bellissimo stadio, bellissima cornice, però non ricordi dorati per i tifosi del Poggi Ponzi e neanche per Tito Marabese, che ci riprova con la maglia delle Badesse. La palla è buona per Motti, posizione irregolare però per Marco Motti, non lo prendono col sorriso i tifosi delle Badesse. Nel frattempo attenzione, perché il Porto Romana sta facendo scaldare Mazzoni, che a centrocampo può dare quel cambio di passo che serve alla squadra di Stefano Lacchi, oggi allenata da Mastrantoni, e quindi entrano sia Mazzoni che Centrone. Di fatto entra una quota, perché probabilmente esce una quota, per quello entra anche Centrone. Quindi al nono del secondo tempo, dentro Mazzoni e Centrone, fuori se non sbaglio Traversari e se non sbaglio anche Calabretta. Quindi fuori Traversari e Calabretta, i due arrivi decembrini del Porto Romana, dentro invece due giocatori che si stanno imponendo a grandi passi qua a Firenze. Uno è Mazzoni, classe 93, l'altro invece è Centrone, che già dall'anno scorso ha iniziato con personalità ad entrare nel giro della prima squadra. Eccolo Centrone, va al cross, scalda il piede col sinistro, tocca il suo primo pallone, il numero 20, classe 2000 del Porto Romana. L'anno scorso Centrone, in una situazione in cui il Porto Romana faceva fatica in zona offensiva, è stato un toccasana in alcune partite, il classe 2000 arancionero, riproposto, confermato anche in questa stagione, Niccolò Centrone, proveniente proprio dalla Juniores della squadra fiorentina. Riparte dal basso la squadra di Deri, Manis si alza la pressione di Mearini, che però è da solo, non lo segue la squadra. Manis lungo, palla a centrocampo, c'è tanta lotta in quella zona, però disposta male il Porto Romana, e quindi ne approfitta Ricco Bono, che allarga bene nella zona di Tito Marabese. Il tocco di ritorno, scivola Corsi, ma c'è la chance per Cecconi, che può andare alla conclusione dall'altra parte, libera la difesa del Porto Romana, non è finita. Fonjoc si guarda nel mezzo, poi va corto sempre per Cecconi, punta il diretto avversario, prova a portarsi sul destro, non lo molla un attimo e fa un gran lavoro Cirri, 3 contro 3 alla meglio, l'ex giocatore della Floria 2000. E quindi rimessa con le mani per le Badesse, ma qua Cirri è stato molto bravo, perché Cecconi poteva andare sul fondo e cercare il cross. Eccolo qua Cecconi, pronto alla rimessa con le mani, Deri manda a scaldare anche lui alcuni suoi uomini, quindi vedremo se ci saranno cambi anche per le Badesse a stretto giro di posta, mentre siamo entrati nella dodicesimo del secondo tempo, mentre si sta alzando vertiginosamente il battito cardiaco della sfida. Caschetto atterrato da dietro malamente da parte di Marino, e arriva il cartellino giallo anche per l'ex giocatore del Ghiviborgo. Marino l'anno scorso ha fatto una prima parte di stagione strabiliante con la squadra della provincia di Lucca, poi nelle ultime, da febbraio in poi di fatto il Ghiviborgo non ha più vinto, e Marino ha subito una flessione un po' come tutta la squadra. Però fino a febbraio squadra in lotta per la Serie C, poi di fatto flessione forse anche data da una squadra, una rosa non profondissima, e Marino ha subito la flessione un po' come tutta la squadra. Poi ha provato a rinascere in eccellenza proprio con le Badesse, per ritornare in Serie D, per provarci quantomeno. Ricco Bono, Fonjoc, dai e vai del numero 8, poi la palla troppo larga, non ci può arrivare, o meglio ci arriva ma pasticcia Bonecchi, anche lui è arrivato dalla Serie D l'anno scorso con la maglia del San Donato Tavarnelle, in realtà giocava con la Juniores Nazionale, però ha avuto modo di esordire con i gialloblu della Val di Pesa.
fallo laterale ancora per il portiere Romana che prova a schiacciare lì le badesse. C'è da dire però che fino a questo momento l'equilibrio sta regnando al di là del risultato, e questo sicuramente va a appannaggio della bellezza della sfida, dello spettacolo. Caschetto muove palla, non troppo velocemente il portiere Romana, c'è il pertugio, il cross basso per Marini, legge però le intenzioni benissimo la difesa delle badesse. E quindi sul pallone proprio Mazzoni, da quando è entrato prova a dare il cambio di passo alla zona mediana del portiere Romana. Mazzoni, 3 gol per lui in campionato fino a questo momento, mentre si sta muovendo anche Aragoni, quindi probabilmente fuori da pronostico ci sarà bisogno anche proprio del giocatore del portiere Romana. Parte il cross nel mezzo, il numero 17 del portiere Romana, Aragoni, si sta scaldando, vedremo se entrerà proprio lui. Siamo entrati nel quarto d'ora di questo secondo tempo, ancora mezz'ora da giocare per Porto Romano e Badesse, per ora comanda la squadra della provincia di Siena 2-1 grazie alla punizione in chiusura di primo tempo calciata direttamente a rete, finalizzata da Mazzanti. Buona palla per Centrone che si fa scavalcare, non riesce a tenerla in campo, invece sì, ma solo per un attimo. Non riesce a farla sfilare lateralmente, qua forse doveva intervenire prima aggredendo il pallone, invece ha lasciato il pallone correre, di fatto regalando la rimessa con le mani alle badesse, che ripartono dal basso. Riccobono senza rischiare nulla, l'Expo Gibonzi, pallone molto lungo a cercare Tito Marabese che però non riesce ad arrivare sul pallone. Comunque Fongioc per Motti, chiude la difesa della porta romana con Semplici, pardon, sì, con Spinelli, che ha giocato nel settore giovanile della Fiorentina, ha giocato anche in primavera, e in primavera aveva proprio Leonardo Semplici, era la stagione 2013-2014, giocava in primavera con Leonardo Semplici, oggi gioca con il figlio di Semplici come compagno di squadra, che oggi però è in panchina, Filippo Semplici. Attenzione perché c'è un intervento, c'è un cartellino punizione per il porta romana. Arbitro qua stava per tirare fuori il cartellino, sarebbe stato chiaramente cartellino duro per le badesse. Punizione per il porta romana, 16 sul cronometro del secondo tempo. Da quella posizione chiaramente Caschetto cercherà il centro dell'area di rigore. Carlo Alberto Caschetto negli ultimi 2 anni è stato il perno del Grassina, portato l'anno scorso alla vittoria del campionato. Accanto a lui c'era Tommaso degli Innocenti, ex Rignanese Grosseto, come compagno di reparto degli Innocenti, poi è rimasto al Grassina, mentre Caschetto ha preferito rimanere in eccellenza ripartendo da Porta Romana. Eccolo Caschetto, parte il cross, è teso in area di rigore, attraversa tutta l'area piccola, nessuno riesce a mettere la zampata vincente per quello che sarebbe stato il gol del 2-2. Riparte con il rinvio dal fondo le badesse, palla per Fongioc, buona l'idea a cercare Riccobono, si aprono gli spazi per le badesse, Riccobono entra in area da destra, il cross è basso, poi la rovesciata, Morandi, ancora Riccobono, la palla al limite dell'area di rigore della linea, ma è tutto fermo perché Riccobono era in posizione irregolare, ci ha provato in rovesciata dopo il tentativo in acrobazia del compagno, però al confine con la linea di porta, fermato dalla linea, dalla bandierina dell'assistente dell'arbitro. Posizione irregolare sulla seconda palla di Gianni Riccobono. Anche in questo caso però le badesse ci provano, stanno provando piano piano ad alzare il ritmo, il baricentro. Altra chance quindi per il porta romana che riparte dal basso. Matteo,
vede centralmente in questo caso Mazzanti, poi la palla in qualche modo arriva sull'altro lato, prova a cercare la profondità la squadra di Deri e quindi si riparte da Yuri Morandi. Pesa adesso sì l'errore in apertura di gara che di fatto ha dato il gol a Motti, quello che vale l'1-0 momentaneo delle Badesse, poi il pareggio del porta romana e poi il nuovo vantaggio della squadra di Deri. Cirri manovra dal basso senza pressione il porta romana, lo fa con Matteo, l'autore del gol che aveva dato il momentaneo vantaggio e pareggio al porta romana, mentre è pronto il primo cambio per le Badesse. Qua gestione del pallone di fatto regalata, non c'era pressione a centrocampo, si poteva provare a gestire con più tranquillità. Zaccaglioni è pronto ad entrare, al posto di Marino, al 19° del secondo tempo, quindi entra Zaccaglioni, esce Marino. Zaccaglioni classe 85, ha girato tanto in Toscana e non solo, viene dal San Donato Tavernelle, prima ancora aveva giocato, aveva iniziato la stagione l'anno scorso con il Grosseto in Serie D in eccellenza, poi a dicembre l'ha chiusa in Serie D con il San Donato Tavernelle. Prima ancora aveva giocato con Givi Borgo, Grassina, Pianese e Massese. Tanti anni in Serie D per lui, una parentesi anche in Serie C per Jacopo Zaccaglioni che arriva. È arrivato a dicembre proprio dal San Donato Tavernelle. La gestione sulla sinistra da parte di Mazzoni che deve lottare, deve fare a sportellate, alla fine non riesce a guadagnare il possesso. 20 sul cronometro di questo secondo tempo, ancora 25 da giocare con il porta romana che rincorre. Sarà un finale chiaramente a tinte forti. Per quello che ha ancora da raccontare la partita. Palla lunga per Motti che spizza e basta, Fonjok mette ordine, anche lui di testa, anche lui però dove ci sono maglie arancianere. E poi Caschetto che sta confermando gli standard di un grandissimo primo tempo, sempre presente sia con la palla che senza palla, Carlo Alberto Caschetto che ha confezionato anche l'assist del momentaneo 1-1. Specialista sui calci piazzati, calcio d'angolo fendente per Matteo, si prende un rischio da non poco conto, in gestione a centrocampo il porta romana, ne approfitta le Badesse, Fonjok riceve a centrocampo, ancora Fonjok, lo scarico, poi la palla lunga, mentre Zaccaglioni si prende le chiavi del centrocampo, Marabese in mezzo a due, va al cross di Tomarabese, palla che attraversa tutta l'area di rigore. E quindi riparte il porta romana con Mazzoni che ha spazio per andare sull'esterno, ha tanta gamba, è uno dei più freschi visto che è l'ultimo entrato in ordine cronologico per il porta romana. Il cross arriva ma ritorna al mittente e forse è calcio d'angolo, è così, sì. Quindi calcio d'angolo per il porta romana, mentre è pronto un altro cambio probabilmente per il porta romana, perché sta intensificando il riscaldamento proprio ad Aragoni. Vedremo se entrerà proprio il giocatore cresciuto calcisticamente al porta romana. Angolo intanto per i padroni di casa, 23 sul cronometro, tanti giocatori disposti sul secondo palo, pronti a tagliare sul primo. Parte il cross sul primo palo, la spizzata a rete non ha effetto, Spinelli si arrabbia tantissimo e si prende il cartellino giallo.
con una protesta un po' troppo veemente della numero 5 del Porta Romana. Munizione forse non troppo intelligente questa per Spinelli, che ha giocato anche con il campo basso e poi il ritorno in Italia, in Toscana. Con la maglia della Collegiana e quindi appunto quella del Porta Romana. Ha giocato in Serie D proprio con la Collegiana, circa 50 presenze in Serie D tra campo basso e Collegiana. Altra opportunità, questa volta sempre da palla inattiva, da quella posizione, sempre per Carlo Alberto Caschetto. Altri due cambi intanto per il Porta Romana, che prova a giocarsi tutto per tutto, perché entrano sia Vecchi che Aragoni, due giocatori che stanno facendo le fortune del Porta Romana, però non al top della condizione nel 17 e nel 18. Lacchi e Mastrantoni, provano a rischiarli entrambi, e quindi al 25esimo tutte le forze offensive provano a metterle dentro il Porta Romana per gli ultimi 20 minuti di partita, e quindi escono Vanni. Ora vedremo anche il secondo che è uscito dal campo oltre a Vanni. Fatto sta che entrano sia Vecchi che Aragoni. Vecchi si è preso sulle spalle l'anno scorso il peso offensivo del Porta Romana, in un Porta Romana l'anno scorso senza grandi stelle in attacco. Vecchi è diventato la stella offensiva, ci prova in questo caso con il destro, centrone, palla che non esce neanche, la fa uscire Corsi, che ci mette bene il fisico per proteggere il pallone e scortarlo all'uscita di sicurezza. E dicevamo, l'anno scorso Vecchi, in un Porta Romana in rifacimento dopo l'estate pesante dai risvolti anche giudiziari, Porta Romana che di fatto ha subito una pesante multa dopo il caso Combin del calcio toscano, che di fatto non ha consentito al Porta Romana di fare mercato, ha dovuto ripartire dal basso prima puntando alla salvezza con un giocatore che però si è costruito in casa proprio come Alessandro Vecchi, classe 98. Esce tra gli applausi un altro giovane che ha fatto molto bene in questa sfida, stiamo parlando di Corsi, classe 2001. Al 26esimo esce lasciando spazio a Parigi. Che invece dal canto suo arriva dall'Aquila Montevarchi. Anche lui l'anno scorso ha avuto l'opportunità di esordire in Serie D, nonostante fosse aggregato con la Juniores Nazionale alla prima squadra. Qualche presenza con la squadra di Montevarchi. Ripartono le badesse dal basso con Manis, che a dire la verità nel corso del secondo tempo per ora non è che abbia rischiato tantissimo. 27 sul cronometro della ripresa, atterrato a centrocampo Zaccaglioni, cartellino giallo anche per Matteo. Mentre ci stiamo avvicinando alla mezz'ora di questo secondo tempo, sempre con il parziale di 2-1 con cui si era chiuso il primo tempo, Porta Romana sta provando ad attaccare, ci sta provando, anche se in realtà a dir la verità non è che abbia avuto grandi chance per provare a far male. Esce pronto un altro cambio per le badesse, esce Marco Motti, che come detto in questa partita è colui che ha di fatto
aperto le marcature. Attenzione perché è rimasto a terra un giocatore delle Badesse. E c'è il secondo giallo e cartellino rosso. Ora vediamo per chi. Attenzione perché è un risvolto importante della partita. Al minuto 28 del secondo tempo, di fatto Porta Romana in 10. Ora vediamo meglio che cosa è successo. Uno scontro di gioco su quel versante. È Matteo che sì, che nel giro di pochi minuti si era preso il giallo, secondo giallo, e adesso Porta Romana in 10. Piove sul bagnato per la squadra di Stefano Lacchi, che dovrà giocare gli ultimi, l'ultimo quarto d'ora abbondante, più recupero in inferiorità numerica. E dovrà inseguire sotto di un uomo e di un gol il Porta Romana in quest'ultimo quarto d'ora. Comunque ci crede la squadra di Lacchi, oggi allenata come detto in panchina da Mastrantoni. Lacchi squalificato, Aragoni prova a mettere pressione. Adesso praticamente c'è tutto il peso offensivo del Porta Romana in questa sfida. C'è Vecchi, c'è Aragoni, c'è Mazzoni, c'è Caschetto, sono tutti là davanti. Calcio di punizione per il Porta Romana che ci sta credendo. Caschetto tiene il pallone, la palla però è corta e quindi riparte il Badesse, che adesso hanno più chance, più giocatori con cui ripartire. Parigi prova a lottare con Caschetto, che però ha un altro passo e un altro fisico. Ancora Caschetto in mezzo a tre maglie biancazzurre, allarga elegantemente, palla un po' lunga però per Cirri. Adesso il Porta Romana si schiera chiaramente con la linea a tre dei difensori, non cambia nulla a centrocampo, non cambia nulla in attacco. Gli arancioneri vogliono rimanere con tanti numeri in avanti. Spinelli, partita sontuosa anche la sua del numero 5 del Porta Romana. Palla a cercare, in questo caso prima Mazzoni, poi Aragoni, tocco di ritorno però per il 17 imprendibile, e quindi fallo laterale. Per le Badesse, però il Porta Romana ha già recuperato palla proprio con Alessandro Vecchi, classe 98, che in un'intervista ha detto l'anno scorso l'ingresso in campo di Chiarelli da direttore sportivo ha tornato giocatore, quindi il ritorno in campo di Niccolò Chiarelli è stato una variante importantissima per lo spartiacque della stagione del Porta Romana, che ha rischiato la retrocessione l'anno scorso, poi è arrivata la salvezza tranquilla. Un peso offensivo lo ha avuto, lo ha dato una mano pesante anche proprio Chiarelli, tornato in campo per dare una mano offensivamente a quel Porta Romana, come detto proprio dallo stesso Vecchi. Porta Romana in avanti, in area di rigore, atterrato, calcio di rigore per il Porta Romana. Attenzione perché c'è un cartellino giallo e questo è un intervento che può cambiare la partita. Rigore per il Porta Romana. Allora, il cartellino giallo dato a Bonecchi, ammonito al minuto 32. E quindi sotto di un uomo il Porta Romana ha un'opportunità importantissima dagli 11 metri. Sul pallone c'è Mazzoni e probabilmente andrà proprio il numero 19 del Porta Romana, che si dispone, si apparecchia il pallone sul dischetto. In realtà l'intervento non ha protestato Bonecchi, nessuno della Badesse ha protestato, quindi ora vedremo comunque al replay. Nel frattempo sul pallone Mazzoni contro Manis, due titani
Giocatori di grande esperienza, uno davanti al pallone, l'altro tra i pali. Parte Mazzoni col sinistro, alza la traiettoria, imprendibile per Manis, 2-2, la pareggia in inferiorità numerica il porta romana, ed è un gol pesante, esulta Mazzoni al 33esimo del secondo tempo. È 2-2 tra porta romana e Badesse, con il gol di Mazzoni. E quindi adesso sarà un finale incandescente, 10 minuti più eventuale recupero, che probabilmente sarà molto molto corposo, tutti da vivere, perché chiaramente le Badesse sono sopra di un uomo e hanno l'opportunità e l'inerzia della partita per provare a tornare per la terza volta in vantaggio. Ma dall'altra parte c'è un porta romana che ha pareggiato per due volte il divario, appiattendolo prima con calcio d'angolo, poi su calcio di rigore. Attenzione, perché c'è anche la chance per Vecchi. Vecchi col sinistro, ad un passo dal clamoroso 3-2 il porta romana. Ci ha provato Alessandro Vecchi, non è il suo piede preferito, e con il sinistro. Ma adesso è power play per il porta romana. Aragone atterrato, Vecchi deve fare a sportellate. Punizione per il porta romana. Che opportunità poco fa per Alessandro Vecchi, ma adesso su calcio di punizione il porta romana l'opportunità, con Carlo Alberto Caschetto, anche se accanto a lui c'è, se non sbaglio, proprio l'autore del gol del 2-2, ovvero Mazzoni. E sul pallone andrà proprio Mazzoni col sinistro, traiettoria ad uscire. O Caschetto col destro, Mazzoni col sinistro. Caschetto ammonisce, l'arbitro ammonisce Caschetto. Tra l'altro Caschetto, se non sbaglio, era già ammonito. Caschetto era già ammonito, e infatti cartellino rosso. Cartellino rosso per il porta romana, che adesso è sotto di due uomini, infuriato Caschetto. Questa è una chance, in realtà una situazione molto critica, ammonito per perdita di tempo. In realtà questa scelta è piuttosto discutibile da parte dell'arbitro, scelta alquanto discutibile, ma si continua. Porta romana sotto di due uomini, punizione, battuto, palla per Aragoni, fermato, e c'è la controffensiva delle Badesse, che hanno due uomini in più in campo e su predominanza per la ripartenza, però si dischiera molto bene dietro, si ridispone il porta romana. Chance per Parigi, in mezzo a tre maglie arancionere, riesce a slalomeggiare, poi Fonjoc atterrato, non c'è fallo secondo l'arbitro, e quindi riparte il porta romana, che però deve stare attento a salire perché è sotto di due uomini. Adesso perde palla Mazzoni, si infuria il pubblico delle due strade, e quindi Fonjoc legge la traccia per Riccobono sulla destra, nel mezzo due uomini, parte il cross, Marabese al volo e la palla fuori. Ci ha provato Tito Marabese con il cross di Riccobono, e adesso chiaramente, visibilmente irritato il pubblico delle due strade per l'espulsione di poco fa nei confronti di Carlo Alberto Caschetto. In questo momento i nove uomini porta romana per l'espulsione per doppia ammonizione sia di Matteo che di Caschetto. Però chiaramente pesa molto sulle proteste dei tifosi del porta romana l'ultimo cartellino giallo, quello arrivato per perdita di tempo, almeno questo secondo l'arbitro, di Caschetto, che ha rallentato la punizione. Mazzoni più lontano che può. Sono 38 sul cronometro, un finale
incandescente allo stadio Gino Bossi di Firenze. Manis batte corto per Sabatini, che va subito per Mazzanti, allarga nella zona di Bonecchi, che ha atterrato l'avversario per il calcio di rigore che per ora mantiene in vita il porta romana. Fonjok a spazio per il tiro, allarga per Riccobono, però punizione, forse perché il pallone rimbalza sulla mano del classe 87 delle Badesse, quindi punizione per il porta romana. L'arbitro adesso va a dire a Morandi di non perdere tempo, l'intima di non far scalare troppi secondi dal suo registro. Rinvio da parte di Morandi, lo stacco di testa di Vecchi, poi centrone, ci può stare il cross del classe 2000, centrone, poi Mazzoni, viene visto e servito il classe 93 con la maglia 19, parte il cross, Aragoni prova a rimettere nel mezzo, di fatto palla sul fondo, ma c'era già il fischio dell'arbitro. 40 sul cronometro, 5 da giocare più eventuale recupero, 2 a 2 tra porta romana e Badesse, finale tutto da vivere. Adesso le Badesse chiaramente cercano lo spazio per il 3 a 2. Va via in palleggio centrone, che però non ha spazio, chiaramente è più facile per la Badesse adesso coprire gli spazi. Morandi non deve rischiare nulla e preferisce scaraventare in fallo laterale piuttosto che creare altri problemi. Nel frattempo esce Cecconi al 40° del secondo tempo. Le Badesse con Alessandro Deri mettono dentro anche un altro giocatore offensivo, si tratta di Bassa Quassi. Ripartono le Badesse sulla sinistra, la rimessa con le mani ancora per la squadra della provincia di Siena, si muove tra le linee il numero 14 Ammannati, entrato al 28° della ripresa al posto di Motti, autore di una superba prestazione, l'ex San Donato Tavarnelle. Ammannati per ora sta comunque facendo un'ottima prestazione anche lui, non sta facendo rimpiangere Motti. Ammonito anche Mazzanti, tanti i giocatori sul taccuino dell'arbitro in questo secondo tempo. Siamo entrati negli ultimi 4 da giocare più recupero, chiaramente ogni pallone adesso pesa come un macigno, mette un solo uomo in avanti adesso il porta romana, chiaramente arroccato alla ricerca adesso sì di metri preziosi da coprire. Atterrato anche Riccobono, attenzione perché adesso c'è un cartellino giallo e quindi cartellino rosso anche per Spinelli. Terzo cartellino rosso per doppia ammonizione, espulso anche Spinelli. Qua in realtà l'intervento era abbastanza netto, Riccobono atterrato da dietro, cartellino giallo e quindi cartellino rosso per Spinelli. Porta romana in 8 uomini, chiude decimato questa partita. È salito anche Morandi dai suoi pali, è uscito per andare a protestare su questa occasione, in realtà però ad onore del vero qua l'intervento da dietro nei confronti di Riccobono era abbastanza netto, però adesso perché attenzione, perché da quella posizione ci sono tutti i crismi per cercare direttamente la porta. 43 sul cronometro. C'è un cambio nel frattempo.
Mastrantonio però preferisce rimandare la sostituzione, specialmente dopo l'espulsione di Spinelli. Parte Marabese, palla fuori, deviata da Morandi, autentico miracolo della portiera del Porta Romana. Adesso sì, si può procedere con il cambio. Chiaramente adesso non la prendono benissimo i giocatori, i tifosi del Porta Romana, tutte volte che l'arbitro si avvicina alla tribuna dello stadio Gino Bossi delle Due Strade. Allora, per il Porta Romana adesso esce Vecchi. Ed entra Giachi. Mette dentro difensori la Porta Romana. Questo è l'ultimo cambio. Un difensore in più per il Porta Romana, chiaramente decimata la difesa fiorentina, e quindi dentro Giachi per arroccare nei propri metri la squadra di Firenze. Parte il cross, esce Morandi che blocca a terra. Siamo entrati nel 90° minuto di questa sfida infinita. Va al rinvio Morandi, palla molto lunga, può arrivarci in questo caso Centrone, che corre, ci crede fino in fondo, ma poi non può arrivarci. Centrone adesso è il terminale offensivo di questo Porta Romana, rimodellato sulle tre espulsioni. 4 da giocare, sono questi i minuti di recupero. Bonecchi, Zaccaglioni fa traslare il pallone dall'altro lato, adesso ha spazio chiaramente le badesse per provare a gestire il pallone. Sabatini, quasi, ancora Sabatini, alza il baricentro la squadra della provincia di Siena. Zaccaglioni, grande possessore di palla, il centrocampista ex Grosseto e San Donato Tavernelle. Ancora bassa Quassi, punta l'uomo, è un gran dribbling, preferisce andare da Riccobono che alza questo pallone. Morandi che dopo un primo tempo titubante ha chiuso in grande stile questa ripresa. Eccolo Morandi, adesso va a rinvio. Palla molto lunga, prova ad arrivarci Centrone, se n'è andato il primo dei 4 da giocare, sale anche Manis ben oltre la propria area di rigore, va a cercare la profondità nella zona di Bassaquassi che di testa di fatto regala il pallone al Porta Romana, prova ad andare a recuperarlo e ci riesce Bassaquassi strappando il pallone, anzi no, al numero 8 della Porta Romana Mazzanti. Poi alla fine palla spazzata via, fallo laterale per le badesse che vogliono chiaramente cercare il gol che darebbe 3 punti pesanti su questo campionato. Il Porta Romana rimane aggrappata sul filo di questo 2-2 che per ora persiste. Riccobono sulla destra può andare fino in fondo, vede, serve bassa qua, sì, netta però la posizione irregolare dell'attaccante africano, e quindi calcio di rinvio, punizione che è praticamente come un calcio di rinvio per il Porta Romana che cercherà di andare più lontano possibile dall'area di rigore di Yuri Morandi. ...120 secondi da giocare. ...120 secondi da giocare, poi sarà triplice fischio. Morandi per il rinvio, si propone Aragoni sull'esterno, centralmente c'è Centrone, ma Morandi più che cercare qualcuno va più lontano possibile, di fatto viene scavalcato dal pallone Centrone, da portiere a portiere, da Morandi a Manis, Manis ritorna subito in verticale, la palla è in area di rigore, Morandi, poi viene lanciato un pallone in campo, chiaramente adesso c'è tanta confusione qua allo stadio Bossi delle Due Strade. Un minuto da giocare, Morandi chiaramente non vuole sveltire la manovra,
si apparecchia il pallone a terra e va un altro rinvio lunghissimo, dove però ci sono soltanto maglie biancazzurre. Rimessa con le mani per il porta romana, che però ha il merito di rischiare poco in questo finale a dir poco sconquassato, a dir poco frenetico. Palla verticale, attenzione perché forse c'è un'ultima chance per le badesse. Bassa quasi, si propone Fonjoc, quasi lo vede ma lo serve forse con un attimo di colpevole ritardo. Aragoni, punizione per il porta romana ed è oro ed è acqua per la squadra di Lacchi e Mastrantoni, perché mancano 20 secondi al termine della partita. E Morandi, sul rinvio di Morandi, probabilmente calerà il sipario. Parte Morandi a cercare sull'esterno Aragoni, ma non c'è più tempo. Il porta romana strappa un pareggio fondamentale, si rimane aggrappata alle badesse a meno 3 dalla squadra della provincia di Siena. Badesse che forse sprecano un'opportunità, vanno avanti due volte in partita ma si fanno rimontare per due volte di seguito e quindi rimangono invariate le situazioni, gli equilibri in cima alla classifica. Finisce così, porta romana 2, badesse 2. È tutto dallo stadio Gino Bossi di Firenze, grazie per essere stati con noi, un saluto da Lorenzo Agostini, un ringraziamento anche da parte di Emanuele Meoni in regia. Continuate a seguirci sempre qua su TV Prato.